Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti a questo 13° appuntamento del ciclo Lezioni di Europa. Vi chiedo solo un attimo che provo a condividere le slide. Allora, benvenuti a tutti e bentrovati a coloro che assiduamente stanno seguendo i nostri appuntamenti del ciclo Lezioni d'Europa, che ricordo è un format divulgativo e informativo ideato brillantemente dai colleghi dell'Università di Siena e che da qualche anno viene realizzato, attuato in collaborazione, in partenariato fra diversi centri Europe Direct, quindi appunto il centro Europe Direct dell'Università di Siena, il nostro centro Europe Direct Roma Innovazione attivo presso Formed SPA, il centro Europe Direct Trapani Sicilia, operativo presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e lo Europe Direct dell'Università Roma 3. Questo ciclo 2022 delle lezioni d'Europa si è sviluppato nell'arco di 3 mesi, da marzo a giugno, e come potete vedere in questi 15 appuntamenti abbiamo cercato di proporre un ventaglio ampio di tematiche e appunto di temi strategici e di grande attualità, e siamo lieti che queste lezioni vengano seguite così assiduamente, e quindi in qualche modo l'obiettivo di divulgare le informazioni sulle politiche, le opportunità e le azioni europee, insomma, sia stato raggiunto grazie anche alla partecipazione numerosa di tutti voi. Oggi parliamo della politica europea, l'incontro di oggi è dedicato alla politica europea contro le notizie false. Vi vorrei ricordare il prossimo appuntamento al quale vi invitiamo a iscrivervi, che è l'appuntamento relativamente alla panoramica sui finanziamenti europei del periodo di programmazione 21-27. Sarà curato dalla collega Claudia Salvi. E vi parteciperanno anche Matteo Salvai della DG Regio della Commissione Europea, che presenterà il portale InfoReggio, quindi il portale di informazione sulla politica regionale, e Roberto Musumeci di Coalition Team, che presenterà appunto il portale sui progetti europei a livello territoriale. Io ho il compito di darvi il benvenuto e fornirvi qualche informazione preliminare, ma molto brevemente fornirvi qualche comunicazione di servizio, perché non voglio sottrarre tempo prezioso ai nostri relatori, che ringraziamo per la disponibilità, e vorremmo lasciar loro tutto il tempo necessario per affrontare questo tema importantissimo, che è appunto quello dell'azione europea di contrasto alle fake news. Qualche comunicazione di servizio. Innanzitutto vi abbiamo accolto come di consueto con un video musicale, una piccola introduzione musicale, proprio per tergiversare e darvi il tempo nei minuti iniziali di accedere, visto che siete così numerosi. La selezione di queste playlist, diciamo, che è curata magistralmente dalla collega Claudia Salvi, che ha scelto per oggi appunto un pezzo dei Depeche Mode, che appunto era La politica della verità, e quindi in qualche modo questo video musicale introduce e ci porta al tema che sarà dibattuto e approfondito dai nostri relatori nella giornata di oggi. E quindi, essendo un video dei Depeche Mode, permetteteci rapidamente, insomma, di ricordare la scomparsa prematura avvenuta recentemente del tastierista di questa band britannica. Dicevo, mi preme darvi qualche comunicazione organizzativa. Molti di voi chiedono dell'attestato di iscrizione, quindi vi ricordiamo che può essere rilasciato solamente a coloro che si sono regolarmente iscritti al webinar attraverso la piattaforma Eventi.pa e che abbiano almeno fruito della metà della durata del webinar. Può essere scaricato direttamente dagli utenti dalla sezione I miei eventi appunto della piattaforma Eventi.pa, dopo aver ricevuto una mail di invito alla compilazione del questionario. Questa mail vi sarà inviata dallo staff una volta che avremo attestato la vostra partecipazione al webinar. Quindi vi preghiamo, per motivi organizzativi, di lasciarci qualche giorno di tempo e di non sollecitare subito il rilascio degli attestati, perché questo richiede un po' di tempo per appunto verificare e tracciare la partecipazione di ciascuno. E a tal proposito, vi segnaliamo quanto sia importante, per ricevere l'attestato, effettuare l'iscrizione regolarmente e soprattutto accedere alla piattaforma con il proprio nome e cognome, proprio per consentire il tracciamento della
partecipazione. Siccome il webinar di oggi è aperto anche all'ordine dei giornalisti e quindi vengono riconosciuti anche dei crediti formativi per i giornalisti dell'Ordine della Liguria che partecipano a questo webinar, invitiamo tutti gli interessati, qualora non lo avessero fatto, a accedere proprio col proprio nome e cognome, quindi non con nomi di fantasia o con codici utenti e numeri non identificabili. Molto brevemente vi ricordo che queste slide, così come la registrazione del webinar, saranno rese disponibili fra qualche giorno sulla pagina dedicata su Eventi PA, sulla pagina dedicata all'incontro di oggi, e quindi a tal fine, auspicando che possa essere di utilità, vi abbiamo riportato alcuni link a alcuni documenti di riferimento strategici sul tema dell'approccio europeo al contrasto alla disinformazione online, che è un tema che, come vedremo a breve con i nostri relatori, su cui la Commissione europea si spende da parecchio tempo. Quindi qui abbiamo riportato i link per coloro che volessero approfondire in autonomia e documentarsi più approfonditamente su quelli che sono i documenti strategici, in particolare il piano di azione contro la disinformazione approvato nel 2018 e più recentemente il piano di azione per una democrazia europea più forte, che è stato adottato nel dicembre del 2020. Quindi, cliccando su questi link, potete avere accesso direttamente a questi documenti ufficiali. E brevissimamente vi vorrei anche illustrare quello che è il nostro principale strumento, canale di informazione, che è il Focus Web europa.formez.it, dove trovate, che viene diciamo aggiornato quotidianamente con una selezione delle informazioni, delle iniziative, delle azioni europee più di rilievo, di maggiore interesse per i cittadini, per gli enti territoriali, insomma per il target di cittadinanza a cui ci rivolgiamo. E segnalo per esempio come quando un mese fa è stato adottato dalla Commissione europea la strategia per proteggere i minori online, è stata subito messa in evidenza, e quindi questa, come anche il piano di azione che vi avevamo illustrato precedentemente, tutti questi documenti importanti di indirizzo e orientamento strategico li trovate, oltre che sulle fonti ufficiali, ovviamente cerchiamo anche noi di facilitarne la fruizione e la divulgazione. Vi ricordo anche, lo vedete sul box sul lato destro, che abbiamo una banca dati che vi invitiamo a consultare sui programmi comunitari, quindi sui programmi tematici per le diverse programmazioni. Ovviamente abbiamo già aggiornato quello del periodo 21-27, lì trovate tutta una serie di schede informative, così come link ai punti di contatto nazionali o ai documenti di riferimento. E soprattutto, grazie a un lavoro titanico della nostra coordinatrice, di Claudia Salvi, e del collega Ludovico Carino, viene aggiornata una banca dati con lo scadenzario dei bandi per ciascun programma. Un lavoro titanico che però è di grande utilità e vi consente di essere sempre informati e aggiornati sui bandi e sulle opportunità di finanziamento che vengono di volta in volta pubblicate. Vi ricordiamo inoltre i nostri canali social, che trovate qui evidenziati sulla destra. Vi invitiamo anche, qualora foste interessati, a restare informati delle iniziative che organizziamo e delle attività divulgative che curiamo, a iscrivervi alla nostra newsletter mensile, che appunto non è invasiva, la riceverete una sola volta al mese, ma con una selezione di notizie, informazioni e iniziative, quindi può essere utile ricevere automaticamente questi aggiornamenti. Inoltre vi invitiamo, qualora voleste dare un feedback sulle nostre attività divulgative, nell'ottica appunto di darci indicazioni per un continuo miglioramento, potete esprimere potete darci appunto un feedback cliccando nel box Valuta il nostro centro Europe Direct. Ovviamente quindi vi ricordo che sia le slide che la registrazione saranno resi disponibili sulla pagina dedicata su Eventi PA. Questi sono i nostri contatti e appunto i nostri contatti, se siamo a disposizione anche eventualmente per ricevervi online col nostro sportello informativo, qualora aveste domande, richieste di informazioni e chiarimento. Sono ovviamente disponibili tutti i nostri partner degli altri Europe Direct a cui vi potete rivolgere nei territori di riferimento. Io a questo punto non rubo altro tempo prezioso, invito la collega Alessandra Flick, che ci introdurrà il tema della giornata
e che presenterà i nostri relatori, che ringrazio anticipatamente per la loro disponibilità. Alessandra, ti lascio la parola e mi metto in ascolto di questo interessantissimo webinar. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie. Grazie Raffaella, buongiorno a tutti, benvenuti. Il webinar di oggi, come già diciamo ha introdotto la collega, è estremamente attuale, estremamente interessante. Quando parliamo di fake news, siamo tutti più o meno consapevoli che sono una minaccia concreta per le democrazie. Perché? Perché la manipolazione dell'opinione pubblica, che può essere fatta anche ad opera di stati esteri, può condizionare fortemente anche la politica interna di un paese, può provocare disordini, può creare tensioni sociali, come abbiamo sperimentato proprio recentemente, anche in caso di emergenze sanitarie. Il paradosso qual è? Il paradosso è che proprio uno dei pilastri della democrazia, cioè la libertà di espressione, è poi il veicolo che consente alle fake news di diffondersi così capillarmente e in maniera così efficace. Tutti possono pubblicare su internet, non serve essere un ente accreditato, tutti possono esprimere la propria opinione e riportarla e condividerla anche tramite i social. Tra l'altro va tenuto presente che quando si parte, come vedremo più in là, con una campagna di manipolazione dell'opinione pubblica, difficilmente viene diffusa subito una notizia palesemente falsa. La tecnica è invece quella di indurre un dubbio, di raggiungere un target mirato creando una perplessità, dire una mezza verità, accompagnarla magari, e questa è proprio una caratteristica del web, da una comunicazione visuale anche distorta chiaramente o tagliata ad hoc. È evidente che l'intervento di uno scienziato, ad esempio, nell'ambito di un convegno può avere un senso. Una frase estrapolata con un commento fatto da un utente X chiaramente assume una connotazione completamente diversa. Una volta che viene instillato il dubbio, saranno poi i destinatari finali a comporre, diciamo, la teoria del complotto, perché saranno poi i destinatari finali a cercare quelle notizie sparse in rete per completare il puzzle. Il paradosso qual è? Che l'informazione ufficiale si trova chiaramente penalizzata, perché una volta che viene innescato questo meccanismo, qualsiasi informazione cercherà di porre una visione, diciamo, diversa della teoria in quel momento in auge, verrà vista come parte del complotto stesso, per quell'effetto che viene definito di fuoco di ritorno. E quindi come fare a contrastare, diciamo, questo fenomeno? È di recente, diciamo, è di cronaca recente il fatto che Elon Musk abbia acquistato Twitter con l'intenzione di renderlo più democratico di quello che è, quindi di togliere qualsiasi controllo, quel controllo che nel 2020 ha portato al bando di Trump da alcuni social, perché si è visto che alcuni la politica appunto del complotto ha avuto effettivamente degli effetti sociali, ha provocato dei disordini con l'occupazione poi del Congresso. Come si pone l'Europa da questo punto di vista? Quali sono gli strumenti che usa? Possiamo effettivamente parlare di censura? Possiamo controllare i contenuti? Io passerei a questo punto la parola alla dottoressa Cavallo, che è capo unità aggiunto della rete degli Stati membri della Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea, che si occupa proprio di politica del contrasto dell'UE alle fake news, in modo che ci possa illustrare come l'Europa si sta muovendo e se è possibile una sintesi che da un lato tuteli quello che è il pilastro appunto della democrazia e della libertà di espressione, ma che questo però non diventi un boomerang che poi ci provochi degli effetti collaterali inaspettati, inattesi, e quindi limiti la nostra libertà da un altro punto di vista. Inviterei la dottoressa a attivare la telecamera. Grazie mille Alessandra. Sì, grazie, le lascio la parola e le domande, come già anticipato la collega, le raccogliamo per poi diciamo esaminarle alla fine. Grazie. Benissimo.
Grazie mille innanzitutto per l'invito a questo evento che ovviamente ritengo molto importante, quindi vi ringrazio per averlo organizzato e grazie anche ad Alessandra Fick per l'ottima presentazione che ha veramente messo sul tavolo quelli che sono gli elementi fondamentali della riflessione sulla disinformazione. Io innanzitutto mi presento, come è stato detto sono capo aggiunto di un'unità alla DG Comunicazione, la Direzione Generale Comunicazione alla Commissione Europea a Bruxelles. La mia direzione si occupa di ovviamente comunicazione e coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche legate all'Unione Europea. Nell'ambito di questo lavoro uno dei nostri cruci, delle questioni su cui abbiamo lavorato moltissimo negli ultimi anni è ovviamente la lotta alla disinformazione. Io in particolare vengo anche da un'esperienza in Ucraina dove ho vissuto per 2 anni, tra il 2016 e il 2018, lavorando per le Nazioni Unite, quindi ho anche un'esperienza, se volete, sul campo della disinformazione, in quanto in questi anni in cui mi trovavo in Ucraina il problema della disinformazione era già sentito fortissimamente con delle operazioni di influenza che venivano dalla parte russa, che creavano già una situazione di conflitto che si andava ad affiancare al conflitto nel Donbass. Situazione che ovviamente oggi vediamo ancora più chiaramente influenzare anche le politiche e la situazione economica nei nostri paesi. Tra l'altro negli ultimi anni Alessandra anche faceva riferimento alla crisi sanitaria, la crisi legata al Covid-19 ha anche messo in evidenza come a volte la disinformazione o la diffusione di notizie false può essere un problema che non soltanto attiene alla sfera della democrazia, ma anche può creare delle conseguenze molto concrete, in questo caso nella salute dei cittadini, per la sicurezza dei cittadini. Ora, condividerei il mio schermo scusate un secondo, condivido, vediamo se posso mostrare le mie slide, ecco. Mi confermate che si vedono? Sì, si vedono sì. Bene. Benissimo, vi ringrazio. In modo da darvi qualche indicazione su 2 o 3 temi che vorrei coprire oggi, velocemente. Innanzitutto vorrei dire qualcosa su che cos'è la disinformazione, perché l'Unione Europea la considera una minaccia su cui è importante lavorare. Al secondo posto, ovviamente, parlerò anche della risposta dell'Unione Europea al tema della disinformazione e poi vorrei anche toccare brevemente che cosa possiamo fare ognuno di noi a livello individuale e come collettività. Quindi non soltanto cosa fa l'Unione Europea, ma anche come i cittadini possono essere coinvolti in prima persona nella risposta alla disinformazione. Questa è una parte delle nostre presentazioni che aggiungiamo spesso perché ci interessa parlare anche del fatto che combattere la disinformazione è qualcosa che richiede il coinvolgimento di tutte le parti della società. Quindi le istituzioni europee, senz'altro, le istituzioni nazionali, ma anche i media, anche la pubblica amministrazione, per esempio, ma anche gli individui, quindi studenti, insegnanti, chiunque nel proprio ruolo può avere un ruolo da giocare. Cominciamo con un po' un set the scene, se vogliamo in inglese, creare un po', mettere un po' in ordine i pensieri su che cos'è la disinformazione e perché la consideriamo un problema. Mostro qui dei dati che sono di qualche anno fa, quindi non sono necessariamente recentissimi, ma hanno un po' formato la nostra reazione alla disinformazione negli ultimi anni. Potete vedere in questo diagramma che una larga maggioranza dei cittadini europei, questi sono i risultati di un Eurobarometro, quindi un sondaggio tra i cittadini europei, hanno dichiarato già nel 2018 di avere incontrato in molti casi ogni giorno o comunque almeno una volta a settimana dell'informazione che loro hanno considerato o falsa o comunque fuorviante. Questo diagramma, il secondo che mostro, fa vedere quanti tra i nostri cittadini credono che la disinformazione sia un problema. Qui vediamo anche qua delle percentuali altissime, 85% ritiene la disinformazione un problema. Questo già nel 2018 sono dei numeri che sicuramente possono essere soltanto aumentati negli ultimi anni. Ultimo sondaggio che volevo farvi vedere fa riferimento al problema per la democrazia. Ancora una volta una percentuale molto alta di cittadini
ha messo in evidenza che la disinformazione rappresenta un problema in particolare per la democrazia. Quindi sicuramente è qualcosa che deve preoccuparci in quanto istituzioni europee che hanno a cuore il funzionamento democratico del nostro sistema dell'Unione Europea e degli Stati membri, e quindi non possiamo ignorare questo problema. Ora, tornando un po' sulle tematiche che citava Alessandra nella sua introduzione, perché la disinformazione è pericolosa? Uno degli aspetti che abbiamo visto è sicuramente il collegamento tra la disinformazione e la capacità per i cittadini di crearsi una propria opinione sulla base dell'informazione, quindi un'opinione informata, che causa poi dei comportamenti, per esempio comportamenti di voto. Si è visto in alcuni casi specifici di elezioni in Europa e al di fuori dell'Europa, ma anche in generale nelle decisioni di tutti i giorni, che la presenza di disinformazione cosa fa? Scoraggia il cittadino a votare, ma anche in generale a impegnarsi a prendere una posizione nel dibattito pubblico. Quindi crea la disinformazione come dire, una disconnessione tra il cittadino e il sistema politico, giornalistico, sindacale, educativo del proprio paese. Quindi crea una disconnessione che ovviamente va contro tutto ciò per cui l'Unione Europea lavora, che è il coinvolgimento invece dei cittadini nelle istituzioni. Crea anche una sfiducia nella scienza, quindi si crea un meccanismo perverso per cui la presenza di informazioni che non sono basate su un'evidenza scientifica crea un dubbio e una mancanza di fiducia nella scienza stessa. Quindi si rompe questo circuito che dovrebbe essere virtuoso di fiducia nelle istituzioni, nell'informazione e nella scienza. La disinformazione inoltre crea una polarizzazione nel discorso pubblico, quindi crea tipicamente le teorie del complotto e le varie forme di disinformazione, una situazione in cui c'è un'opposizione tra un gruppo interno e un gruppo esterno, il noi contro loro. Quindi scoraggia il dialogo e la ricerca di un punto di compromesso, che poi è la base un po' delle nostre democrazie. Dal punto di vista delle audience, i gruppi che sono più suscettibili a essere preda della disinformazione, ci accorgiamo che più le persone hanno poca abitudine a utilizzare i media o livelli inferiori di educazione, più sono vulnerabili a questo problema. Quindi l'Unione Europea sono ormai diversi anni che lavora intensamente su cercare di capire come risolvere il problema della disinformazione. Ora, non esiste una soluzione unica, finale al problema della disinformazione, ovviamente è un problema complesso che richiede soluzioni altrettanto complesse. Innanzitutto vorrei, prima di passare alle risposte dell'Unione Europea, dare anche un minimo di terminologia. Avrete forse notato che io non parlo volentieri di fake news, parlo piuttosto di disinformazione. A volte parliamo anche di misinformazione. Innanzitutto, qual è la differenza tra misinformazione e disinformazione? La misinformazione è quando si crea una mancanza di informazione o a volte si parla di cattiva informazione, quindi una distribuzione di contenuti che non sono corretti, senza però che ci sia un intento di creare un danno. Questa è la misinformazione. La disinformazione invece è un fenomeno in cui c'è una diffusione di notizie false create con lo scopo di manipolare o fuorviare il pubblico per motivi economici, per motivi politici, quindi per un intento manipolatorio. Parliamo quindi di disinformazione in generale, questo è il termine che usiamo di più quando parliamo della risposta europea, anche se recentemente ci rendiamo conto che in realtà anche il termine disinformazione ha dei limiti, perché a volte le forme di disinformazione di cui ci occupiamo non sono neanche tanto legate alla presenza di una notizia falsa di per sé, ma proprio a un meccanismo manipolatorio, un meccanismo coordinato in cui si cerca di manipolare l'opinione pubblica, manipolare lo spazio dell'informazione. Quando questi fenomeni hanno a che fare con la sfera della politica estera, e il mio collega Alceo poi parlerà in particolare di questo aspetto, si parla di Foreign Information Manipulation and Interference, cioè questo nuovo acronimo che usiamo ormai sempre più, che si chiama FIMI, quindi Foreign Information Manipulation and Interference,
per parlare proprio di queste tecniche, questi processi sempre più complessi che mostrano che in realtà questi fenomeni non hanno soltanto a che fare con, diciamo, delle bugie o del contenuto non vero, ma con proprio delle tecniche molto complesse di manipolazione dell'informazione. Quindi questo per darvi un po' il termine, la terminologia. Non parliamo tanto di fake news perché è riduttivo, non è soltanto la questione di una notizia falsa, ma è proprio una questione di un fenomeno più ampio. Ovviamente si può anche parlare di fake news, ma usiamo dei termini un po' più ampi. Ora, per andare alle nostre risposte, come dicevo, è un fenomeno molto complesso, ha moltissime sfaccettature, ha bisogno anche di una serie di risposte. Abbiamo quindi, scusatemi per la slide in inglese, ma l'ho ripresa da un'altra presentazione, una serie di linee di azione che vanno avanti in parallelo e che cercano di affrontare il fenomeno della disinformazione da diversi punti d'ingresso, in modo tale da attaccare le basi della disinformazione in un modo multiplo, che corrisponda alla complessità del problema stesso. Allora, su alcuni di questi temi poi torno con qualche slide successiva, ma fatemi usare questa slide per fare una panoramica. Innanzitutto, una delle prime cose su cui abbiamo cominciato a lavorare, in particolare con il Servizio dell'Azione Esteriore, è quello di cominciare sistematicamente a catalogare i casi di disinformazione che trovavamo, catalogarli, analizzarli e anche esporli in modo tale da creare una consapevolezza sempre maggiore. In particolare abbiamo lanciato con il Servizio per l'Azione Esterna, già dopo il 2015, una campagna che si chiama You vs. Disinfo, che fa sistematicamente questo lavoro, in particolare legata alle fonti connesse con il Cremlino, perché la prima minaccia su cui ci siamo concentrati è stata quella che veniva in quella direzione, quindi disinformazione pro-russa che cercava di interferire con i fenomeni democratici nell'Unione Europea, ma in realtà poi questo lavoro si è ampliato a coprire anche altre fonti della disinformazione, e quindi un lavoro sistematico per far vedere, analizzare e discutere con la comunità di esperti europea casi di disinformazione. Secondo punto, comunicazione proattiva. Quindi ci rendiamo conto, e questo è un lavoro che si fa specialmente nella mia direzione generale di comunicazione, che la disinformazione ha un terreno più fertile quando va ad incidere su dei temi su cui i cittadini hanno poca conoscenza. Per esempio, all'inizio della pandemia del coronavirus c'era una mancanza di informazione, perché una mancanza di conoscenza sul fenomeno di funzionamento del virus, e eventuali vaccini, eventuali terapie. In questa base di mancanza di conoscenza, ovviamente la disinformazione poteva fare breccia. Quindi, quando si tratta di temi in particolare legati all'Unione Europea, noi cerchiamo di raddoppiare il nostro lavoro sulla comunicazione proattiva, comunicazione che non si occupa direttamente di fake news, ma va a comunicare ai cittadini ciò che hanno bisogno di sapere, in modo tale che poi ogni tentativo di disinformazione abbia un terreno meno fertile. Noi per esempio lavoriamo con la rete di Europe Direct, che organizza questo evento oggi, che ringrazio, è uno dei modi con cui la Commissione Europea cerca di fare in modo che i cittadini abbiano una base forte di conoscenze, di informazioni, in modo tale che non si possa andare a proporre qualsiasi teoria della cospirazione, teoria del complotto, perché in realtà c'è una base di informazioni che protegge, che in qualche modo immunizza. Terzo punto, myth busting, quello che noi chiamiamo myth busting, cioè andare a contrastare le fake news, quindi le narrative che vengono diffuse dagli agenti della disinformazione, quindi andare uno per uno a dire questo non è corretto, questo non è corretto. Questo è un lavoro che è certo sì da titanico, come diceva la collega aprendo la riunione, spesso è anche frustrante, perché una fake news a volte circola molto di più della poi la risposta che va a dare delle puntualizzazioni. Quindi è un lavoro certosino, faticoso, a volte frustrante, ma che comunque è un lavoro che va fatto, perché è importante creare come dire, riportare quella che è la verità, quelli che sono i fatti, e riportarli quindi sui media e sui social anche. Quarto punto molto importante, lavorare con le piattaforme. Le piattaforme hanno una responsabilità enorme nella diffusione della disinformazione. I social creano la possibilità, come diceva Alessandra nella sua introduzione, di comunicare in modo molto veloce, chiunque può comunicare. Questo è un bene, ovviamente, stimola le conversazioni
il dibattito pubblico in molti modi che sono assolutamente positivi, crea però anche dei problemi nel momento in cui questa comunicazione è completamente senza attrito, senza nessun tipo di tempo di richiesto dal meccanismo per riflettere. Quindi, essendo così veloce, facilita la diffusione della manipolazione delle informazioni. Lavorando con le piattaforme, noi abbiamo cercato di fare in modo che le piattaforme mettessero in funzione, in atto, dei meccanismi per rendere questa comunicazione un attimo più lenta, se vogliamo, un attimo più riflessiva, più trasparente nei confronti del cittadino, quindi mettere in atto dei sistemi per fare in modo che il cittadino che usa i social, per esempio, sia più protetto. Abbiamo fatto questo tramite prima un codice di buone pratiche su base volontaria, che ha cominciato nel 2018 e che ha lavorato abbastanza bene, però con dei limiti. Questa azione è poi passata sul piano legislativo con il Digital Services Act, che è stato approvato recentemente ed entrerà in atto nel 2024, e che impone alle piattaforme di mettere in atto alcuni sistemi per garantire al cittadino una certa trasparenza e un certo accesso a fonti autorevoli. Quinto punto, lo European Democracy Action Plan, che veniva già citato nell'introduzione, è il piano d'azione per la democrazia, che mette in evidenza proprio questo punto che già citavamo, che combattere la disinformazione in realtà non è contraddittorio con sostenere un giornalismo indipendente e la libertà di informazione. Per avere una vera libertà di comunicazione e di informazione, anche tramite i social e le nuove tecnologie, dobbiamo proteggere lo spazio dell'informazione da manipolazioni, da interferenze. Come lo proteggiamo? Tramite tutta questa serie di linee di azione che fanno modo che la libertà di parola sia veramente rispettata. Perché è una società in cui solo i più scaltri riescono a comunicare, perché mettono in circolazione delle teorie del complotto che scatenano click, ovviamente non è una società in cui il cittadino ha veramente libertà di parola. Quindi il piano d'azione per la democrazia ha messo proprio in chiaro come difendere la libertà di parola e allo stesso tempo combattere contro la disinformazione. Uno degli altri modi in cui operiamo, che è anche citato nel piano d'azione per la democrazia, è questo, passo alla seconda colonna delle altre azioni, è il promuovere la consapevolezza nella società. Eventi come questi ci aiutano a fare questo, consapevolezza di quali sono le problematiche legate alla disinformazione e rinforzare la capacità delle nostre società nell'Unione Europea di resistere alla disinformazione, quindi alzare un po' le difese. Azioni nelle scuole, azioni di aumento della consapevolezza in diversi modi, in modo tale che i cittadini siano più protetti. Si è visto per esempio che in alcuni paesi scandinavi hanno molta meno penetrazione di fenomeni di disinformazione, perché hanno inserito già da anni nei loro curriculum scolastici elementi di media literacy, di senso critico, uso dei giornali. Quindi un'operazione ovviamente richiede un lungo termine, quindi un'operazione che nel corso degli anni aiuti i cittadini ad avere più consapevolezza di come utilizzare i media e come non essere preda delle teorie del complotto, fa sì che la disinformazione abbia meno presa. Supporto, vado avanti con i nostri bullet points, a un giornalismo indipendente, anche questa è un'azione fondamentale che l'Unione Europea intraprende. Diamo supporto con diverse forme al giornalismo, ovviamente sempre garantendo l'indipendenza del giornalismo, quindi non si tratta di interferire con i contenuti, ma di rendere più facile l'accesso ai fondi europei, per esempio, ai giornalisti, in modo tale da rendere più forte la presenza di un giornalismo che è investigativo, che va a controllare le fonti e così via. Lavoriamo molto anche con i fact checkers, con i ricercatori, con le organizzazioni della società civile, e su questo abbiamo creato recentemente un osservatorio internazionale che si chiama EDMO, European Digital Monitoring Observatory, Digital Media Observatory. Questo EDMO è un hub, un centro di ricerca
di contatto tra tutte le organizzazioni che lavorano per contrastare la disinformazione. In Italia esiste la versione italiana, l'hub italiano, che si chiama IDMO, Italian Digital Media Observatory. Promuovere l'alfabetizzazione ai media, quindi tutte le azioni con le scuole, ma non solo, per promuovere che cos'è una fruizione corretta dei media, e finalmente tutto un lavoro diplomatico per unire le forze a livello di diversi stati membri e con le organizzazioni internazionali. Ho fatto già una carrellata, quindi andrò veloce sulle altre slide che vanno solo un po' soltanto su alcuni punti. Questo è un screenshot di EU versus Disinfo, questa campagna che vi dicevo che viene promossa dal nostro servizio per l'azione esteriore, l'azione esterna. Vedete qui anche il logo di EDMO, lo European Digital Media Observatory che già citavo. La comunicazione positiva. Qui abbiamo degli esempi su quello che dicevo precedentemente, sul fatto che è necessario essere là fuori con i nostri messaggi, perché se noi non ci siamo, c'è una mancanza di informazione che rende più facile per la disinformazione avere un terreno fertile. Per esempio, per quanto riguarda l'aggressione russa in Ucraina, quello che l'Unione Europea ha fatto è stato di creare moltissimi messaggi per gli ucraini che si trovavano a arrivare in Europa come rifugiati, per gli europei che volevano accogliere o aiutare in ogni modo gli ucraini. Abbiamo cercato di produrre più informazione possibile nelle lingue, quindi normalmente in tutte le lingue europee, ma anche in questo caso in ucraino e in russo, in modo tale da fare in modo che queste popolazioni preoccupate, spaventate, senza fonti ufficiali, avessero invece la possibilità di andare direttamente alla fonte per sapere cosa stava succedendo dal punto di vista dell'Unione Europea, quali misure venivano messe in atto. Mythbusting, abbiamo già detto, per esempio per quanto riguarda il Covid, durante il periodo della pandemia abbiamo messo in atto una pagina web specifica per fare una comunicazione su il Covid, su tutto ciò che faceva l'Unione Europea per affrontare la crisi della pandemia, e quindi andando anche a confutare tutte le fake news che circolavano. Abbiamo già parlato del lavoro volontario con le piattaforme, questo codice di buone pratiche, che, come dicevo, ha fatto in modo che le piattaforme iniziassero a responsabilizzarsi sul, per esempio, demonetizzare chi fa disinformazione, dare più visibilità a fonti autorevoli. Avrete visto durante il Covid, per esempio, quando si googlava qualcosa relativo al Covid, compariva su Google o su alcuni social. Non vuoi invece andare a vedere la fonte ufficiale? Quindi sono delle soluzioni che le piattaforme hanno messo in atto sulla base per implementare questo codice di buone pratiche che l'Unione Europea ha facilitato. Come dicevo, dal 2024 avremo in realtà poi un atto legislativo, il Digital Services Act, che renderà questa esperienza che abbiamo fatto su base volontaria invece obbligatoria per legge. Un altro esempio che volevo farvi vedere è questo lavoro di sensibilizzazione. Abbiamo lavorato molto con le Nazioni Unite per unire le forze su, per esempio, campagne di comunicazione generali sul fatto di riflettere prima di condividere qualsiasi cosa sui social. Abbiamo lavorato con l'UNESCO, per esempio, per contrastare le teorie del complotto, conspiracy theories. Abbiamo anche messo a disposizione degli insegnanti in tutte le lingue europee un toolkit per parlare di disinformazione nelle classi. Questo toolkit è a disposizione nel Learning Corner, che è un sito dell'Unione Europea. Se voi cercate su Google Learning Corner Toolkit on Disinformation, troverete questo toolkit che abbiamo fatto per sensibilizzare, ho un problema con questa parola oggi, gli studenti a questi temi. Quindi, per finire, vorrei darvi soltanto un ultimo, diciamo, non dei consigli per voi, ma più che altro un'informazione su che cosa diciamo normalmente quando parliamo con studenti, con diverse parti della società, per dire cosa si può fare a livello di individuo. L'azione individuale è comunque anche molto importante. Quindi il Parlamento europeo ha creato, per esempio, un compasso, una bussola per indicare ai cittadini come fare per diventare dei mythbuster, quindi come fare per in prima persona controllare le notizie false. Quindi un orientamento su come fare a controllare il contenuto, controllare la fonte, l'autore, le immagini e mettere in dubbio i propri concetti. Perché questa storia scatena la mia emozione, che sia rabbia, che sia indignazione?
o forse anche qualcosa di positivo, ma mettere sempre in dubbio perché questa storia mi crea una certa reazione emotiva, e forse c'è qualche cosa, c'è una manipolazione di dirlo, a cui forse devo fare attenzione. Quindi una guida per il cittadino per essere più attivo contro la disinformazione. Cercando di cambiare la slide, ecco. Un'altra cosa interessante che noi condividiamo spesso e che volevo condividere anche con voi è una metodologia che è stata creata da alcuni ricercatori con cui lavoriamo per confutare le fake news, quindi questo famoso myth-busting. In realtà è molto importante fare questo metodo che si chiama il metodo del panino, quindi non soltanto cominciare una comunicazione, un articolo sul giornale, un blog post dicendo questa notizia è falsa, ma cominciare con i fatti. Poi mettere in evidenza che, attenzione, c'è qualcosa che devo citare, ma non è corretto, spiegare che cosa è che sta circolando che non è corretto, e poi continuare con i fatti. Quindi mettere la fake news in mezzo a un panino di fatti, in modo tale da evitare di dare più evidenza alla fake news con il fatto che la si sta confutando. Quindi c'è sempre questo giudizio da fare. Nel momento in cui parlo di una fake news, gli sto dando ancora più visibilità? Facendo questo panino si risolve questo problema. Ultima cosa che volevo dirvi è come parlare a chi dissemina disinformazione. Questo è un tema molto difficile. Abbiamo lavorato con diversi ricercatori su questo tema perché noi incentiviamo i dibattiti, la discussione. Anche i dibattiti tra i cittadini, ma molto spesso quando si incontra qualcuno che propone una teoria del complotto o dei casi di disinformazione, diventa molto difficile rompere un po' la breccia. Ci sono alcune regole generali che i ricercatori hanno messo in evidenza: mai umiliare l'altro in pubblico, partire da un'empatia, quindi cercare di capire quali sono i valori e le paure da cui la persona parte per cercare di andare ad affrontare il problema alla radice. E non aspettarsi dei risultati immediati, perché sono delle dinamiche che richiedono molto tempo, sulla base dell'esperienza che è stata fatta in diversi paesi in Europa. Quindi finisco qui. L'ultima cosa che volevo dirvi, ovviamente l'altro consiglio che diamo è di tenersi sempre aggiornati. Noi produciamo sia degli studi, per esempio il nostro centro di ricerca, il JRC, produce spesso degli studi sul tema della disinformazione, molto interessanti che vi consiglio, seguire le campagne come You vs. Disinfo che citavo, e seguire questi gruppi di ricercatori, di fact-checkers che seguono le tematiche dell'informazione e che mettono in evidenza le nuove tattiche che emergono costantemente. Le slide saranno messe a vostra disposizione e su queste slide troverete anche i link ai servizi che ho citato per saperne di più. Quindi mi fermerei qui, fermo la condivisione delle slides e torno. Grazie, grazie mille per la presentazione, interessantissima. Ci sono già tante domande che poi vedremo alla fine. Io credo che personalmente, poi magari ne parliamo alla fine, una delle difficoltà più grosse in cui mi trovo anch'io è che la comunicazione che viaggia sul web è fondamentalmente emotiva, per cui è difficile razionalizzare e trovare appunto una sintesi, quindi non ci si rende neanche conto di essere magari delle casse di risonanza di teorie del complotto, oppure non ci si rende neanche conto quando fermarsi, perché l'illusione che tutti possano essere competenti su tutti, su tutto, insomma, è difficile da gestire, è difficile anche gestire tutte le informazioni che ci arrivano. Insomma, alla fine poi ne parleremo, penso, perché appunto vedo le domande. Io passerei a questo punto la parola al dottor Smerilli, che ci parla di un caso concreto. Abbiamo visto come l'Europa si sta muovendo, quali sono le strategie che sta mettendo in atto, e adesso vediamo il caso concreto del caso ucraino. Il dottor Smerilli si occupa proprio di comunicazione strategica, lavora dal 2020 per il Servizio Europeo di Azione Esterna ed è parte proprio della squadra speciale dei Balcani occidentali. Quindi vediamo come le notizie false, la disinformazione, come ci ha spiegato prima la dottoressa Cavallo, ha avuto e ha un ruolo concreto appunto nel caso ucraino. Quindi inviterei il dottor Smerilli ad accendere la Sì, grazie telecamera. Perfetto. Alessandra. Grazie.
Sì, grazie e anche in questo caso mi segno le domande e poi ne parliamo alla fine. Grazie. Sì, grazie mille Alessandra per l'introduzione. Vorrei innanzitutto ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori di questa bellissima iniziativa, a cui vorrei anche complimentarmi per la selezione musicale e vorrei anche insomma salutare tutti i partecipanti. E nel mio intervento, adesso condividerò anch'io le mie slide. Spero le vediate. Nel mio intervento io mi occuperò di... appunto di politica europea a fronte della manipolazione, le ingerenze esterne dell'informazione, quindi mi focalizzerò... Le slide si vedono, grazie, scusa. Grazie, sì, perfetto. E quindi mi focalizzerò soprattutto sul caso ucraino a seguito dell'invasione russa. Intenderei iniziare la mia presentazione con una... di nuovo cercando di spiegare cosa è la disinformazione, quali sono gli intenti politici e le tecniche per riconoscerle e utilizzerò in il caso dell'invasione russa dell'Ucraina. A seguito parlerò della politica dell'Unione Europea per contrastare la disinformazione, quindi mi collegherò a quanto già spiegato dalla collega Sandra Cavallo, ma dando più un focus diciamo dell'Unione Europea in quanto attore globale. E inizialmente appunto mi concentrerò su una prospettiva macro per poi fare uno zoom su quello che facciamo con i rappresentanti della società civile, i giovani giornalisti, anche al di fuori dei confini europei, perché la disinformazione non conosce confini, quindi dobbiamo avere un approccio paneuropeo, un approccio appunto globale. Ora, sulla disinformazione, le nostre società sono esposte alla disinformazione sia nei media tradizionali ma anche e soprattutto nei nuovi media digitali, nei social media, nelle applicazioni messaggistiche, eccetera. È proprio questa la novità della disinformazione, perché la disinformazione c'è sempre stata ma non ha mai viaggiato così velocemente, non è stata mai non ha mai raggiunto un pubblico tanto, tanto ampio. E vorrei iniziare proprio mostrando un video. Chiederò alla regia magari di mostrare il video numero... il primo video, ho messo la condivisione. Il primo video, giusto per dare un'introduzione prima di premere play, vedrete una serie di influencer di TikTok russi. Il video in russo, non dovete comprendere il russo, ma vorrei mostrarvi qualcosa che si intuisce ascoltandolo. Adesso si può premere play, grazie. В 2015 году Донецкий установил мемориал «Аллея ангелов». Интернет в свете уже давно стали средством информационной войны. На Донбассе 10 погибли в Донбассе. За время войны погибли сотни невинных детей. Вот уже на протяжении целых 8 месяцев. Освободительная операция РФ – это вынужденная мера. Мы не хотим установки, но реал всех детям мирное небо над головой. Мы за мир. Я прошу вас сохранить холодный рассудок и вернуть детям мирное небо над головой. Я не хочу войны, я за мир и... Grazie, grazie mille. Sì, appunto con questo riprendo la presentazione e con questo video perché volevo mostrarlo, perché insomma qui stiamo parlando di TikTok, quindi di un media rivolto a giovanissimi, in cui ci si aspetta che il contenuto sia genuino, insomma, e invece questi TikToker, non so se avete intuito, dicevano esattamente le stesse cose. Quello di cui parlavano erano le... insomma, questo video è stato preso in alcuni interventi fatti proprio prima dell'invasione russa in Ucraina e subito nelle prime settimane. Questi TikTok, questi influencer leggono un copione e passano gli stessi messaggi appunto controllati, passati dal Cremlino. Quindi questo mi sembrava un buon esempio per iniziare a capire di cosa stiamo parlando. Ora brevemente comprendere la disinformazione. Sandra ha già spiegato perfettamente insomma questi termini, misinformazione e disinformazione. Io mi focalizzerò sul terzo termine, quello di manipolazione e ingerenze esterne dell'informazione. Qui c'è la definizione, quindi è un modello di comportamento per lo più non illegale nel dominio dell'informazione, che appunto minaccia o il potenziale di avere un impatto negativo sui valori, in particolare
i valori democratici, le procedure, i processi politici, e tale attività è di carattere manipolativo, è condotta in modo intenzionale e coordinato e spesso in relazione ad altre minacce ibride. E se vogliamo un attimo scomporre insomma questo termine, innanzitutto quindi è dannoso per le democrazie, per i suoi valori e per la società, e infatti contribuisce a un aumento della polarizzazione. Non è illegale, cioè mentre a livello di legislazione abbiamo una legislazione molto chiara per la lotta al terrorismo e la lotta all'odio online, per la manipolazione e ingerenze esterne dell'informazione è ancora difficile trovare una legislazione. Per contrastarlo, è di carattere manipolativo, quindi utilizza profili o siti falsi o tecniche di tipo manipolativo. Il video TikTok che abbiamo appena visto è molto esemplificativo al riguardo. È intenzionale, cioè nel senso che ha uno specifico obiettivo politico, ed è coordinato, cioè usa diverse parti di un ecosistema. Ora, come funziona questa tecnica di disinformazione? Queste tecniche usano autori di propaganda che utilizzano un messaggio coerente, cioè promuovono una narrativa, sempre la stessa. Utilizzano spesso anche attori professionisti, usati per impersonificare vari personaggi che sono emotivamente, anzi, anche commoventi. Qui c'è un esempio di questa attrice che in media Russia è stata usata per un giorno essere una madre che abita nella Crimea, un altro era presidente di un'associazione culturale a Lugansk, un altro giorno invece era in Lettonia, parte della minoranza russa, secondo quel servizio repressa, un giorno viveva a Kharkiv in Ucraina. Quindi insomma è la stessa attrice, la stessa persona che impersonifica caratteri diversi, quindi una situazione descritta come reale, che incita anche una risposta forte, una risposta emotiva, una risposta anche vendicativa. Quindi questo è un esempio di come funziona questa tecnica di disinformazione, questa disinformazione. Altri esempi per comprendere meglio sono insomma qui forniti in questa slide. Il primo, non dirò tutti, ma dirò solo quelli più importanti. Il primo, il The Straw Man, possiamo tradurre come lo spaventapasseri, è una tecnica usata per attaccare delle idee che non sono state, una persona, utilizzando delle idee dalla persona mai espresse. Faccio un esempio: nella emittente statale russa RT, Russia Today, si afferma che la svedese Greta Thunberg vuole ridurre la popolazione mondiale, e quindi i titoli sono: permetterai davvero a Greta Thunberg di uccidere te e i tuoi figli per salvare i ricchi del mondo? Questa è la narrativa insomma promossa per discreditare Greta. Oppure il whataboutism, che in italiano possiamo tradurre come benaltrismo o il e allorismo, è praticamente un espediente retorico che elude un problema sostenendo che ce ne sono altri ben più importanti, e quindi insomma è inutile parlare di questa questione. Per esempio la Russia invade l'Ucraina e la risposta è vabbè, ma allora tutte le guerre che ha iniziato l'America, oppure i russi violano arrestano i pacifisti, insomma coloro che manifestano contro la guerra, e però il whataboutism e allorismo dice nei dibattiti va bene, allora tutte le proteste pacifiche che a Washington sono state represse con la violenza, oppure i gilet jaune, eccetera. Quindi questa è un'altra tecnica, il e allorismo. Oppure c'è l'ultima che menzionerò, che è un attacco che usando un linguaggio brutale per scoraggiare anche l'opposizione, che per esempio etichetta i dissidenti come dei fascisti, come degli estremisti, come dei pedofili. E su questo uso di questo linguaggio così forte, vorrei solo far vedere qualche narrazione, qualche messaggio, insomma, sviluppato e promosso dal 2014, quindi a seguito dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, in cui si continua a ribadire che l'Ucraina è uno stato neonazista, e questo appunto si usa per screditare chiaramente il nemico. L'Ucraina fa parte del mondo russo, quindi per delegittimare insomma l'esistenza stessa dell'Ucraina. Oppure i nazionalisti ucraini stanno commettendo atrocità contro i russi nell'Ucraina dell'Est, e quindi in questo modo questa narrativa fornisce quasi un casus belli, una legittima quella che è stata l'invasione. Ma è stato molto interessante osservare il volume, quindi parliamo di un'analisi quasi quantitativa, delle parole utilizzate prima dell'invasione della Russia verso l'Ucraina nel febbraio scorso.
Nelle settimane precedenti, il termine genocidio o i termini legati al nazismo sono aumentati nei media pro Cremlino, appunto il termine genocidio di oltre il 500%, quello della parola nazista, il nazismo, oltre il 300%. Abbiamo proprio un grafico in cui si nota come proprio nel periodo precedente all'invasione quanto aumenta l'uso di queste parole, appunto nei media controllati dalla Russia. Per tenere male sulla Russia, la Russia ha un'infrastruttura pre-Cremlino molto imponente, spende ogni anno oltre 1 miliardo di euro per media ufficiali che sono controllati. Ora passiamo alla risposta dell'Unione Europea come attore globale. Inizierò dando una visione più macro per poi appunto focalizzarmi su progetti più concreti, su cittadini, eccetera. Quindi l'Unione Europea sta lavorando su un quadro legislativo per poter regolare la questione, salvaguardando la libertà dell'informazione e dell'espressione, che è principio cardine della democrazia. E sì, questi sono alcuni degli obiettivi principali, abbiamo già parlato prima con Sandra, quindi come lavoriamo, appunto cerchiamo di, i nostri obiettivi sono quelli di ridurre lo spazio della disinformazione, rafforzare il ruolo della società civile, ma come? Attraverso una comunicazione efficace, proattiva, analizzando e smascherando, appunto denunciando la disinformazione, rafforzando il ruolo dei media e aumentando la cooperazione interna dell'Unione Europea, ma anche all'esterno, con partner al di fuori dell'Unione Europea, e lavorare sulla awareness, sulla sensibilizzazione, sul capacity building, quindi il rafforzamento della società civile, per esempio. E, verso un quadro legislativo, di cui ne ha parlato già Sandra, appunto qui voglio solo menzionare appunto nel 2015 come è iniziato questo processo con la creazione della mia unità, appunto inizialmente con la creazione della squadra speciale che si occupa appunto del comunicare l'Unione Europea, appunto di rispondere alla disinformazione russa nell'est Europa. Appunto la creazione appunto di questo You versus Disinfo, questo sito molto importante che si occupa di queste questioni. Poi nel 2017 appunto c'è la creazione del mio team più specifico, che si occupa appunto di comunicazione strategica nei Balcani occidentali e dopo anche nel Nord Africa e Medio Oriente, appunto la Task Force South, e in seguito appunto delle comunicazioni molto importanti di cui andrò giusto brevemente, perché Sandra ha già menzionate molto approfonditamente, appunto il piano di azione contro la disinformazione, che appunto si basa su quattro pilastri. I pilastri sono appunto l'analisi, analizzare, appunto denunciare la disinformazione, rafforzare la cooperazione appunto per una risposta comune a livello europeo e coinvolgere il settore privato appunto con il codice di buone pratiche per le piattaforme online, che è fondamentale coinvolgere la high tech. Quindi per la prima volta nella storia, appunto su una base volontaria, queste grandi imprese si sono impegnate nell'includere per esempio i fact checkers nel monitoraggio della disinformazione, delle fake news, appunto nelle loro piattaforme, come per esempio Facebook, Twitter, eccetera, e il lavoro dei fact checkers è molto importante perché degradano, per esempio, nel feed di Facebook le informazioni false, oppure spiegano perché sono false. L'ultimo pilastro, molto importante, è quello di rafforzare la resilienza, appunto la capacità della società di rispondere a delle crisi, degli sforzi. Su questo mi concentrerò proprio nella conclusione. Questo anche è il piano di azione per la democrazia europea, fondamentale perché parlare di democrazia, cioè, è fondamentale perché appunto parla della risposta alla disinformazione proprio in periodi di, per esempio, elezioni, periodi elettorali, perché le elezioni sono un momento di stress per la democrazia, e nei momenti di maggiore fragilità è proprio allora in cui la disinformazione trova un terreno più fertile per proliferare. Ora, una cosa fondamentale un lavoro dell'Unione Europea è quello di lavorare appunto all'esterno, per esempio appunto nei Balcani, perché quanto già detto appunto la disinformazione non conosce confini. I Balcani sono vicinissimo all'Unione Europea, ci separa un lago Adriatico, e
hanno una prospettiva appunto di ingresso nell'Unione Europea. Quindi allo stesso tempo la regione vuole entrare in Europa, ma delle fragilità legate a un contesto di una società post-conflitto, i livelli di media literacy, che è dell'alfabetizzazione alfabetizzazione mediatica, è ancora basso, e anche la libertà di informazione, una delle principali sfide nella regione. In alcuni paesi anche il ruolo della Russia è molto forte. Quindi noi lavoriamo molto nei Balcani, in questa regione, come altrove, innanzitutto da un punto di vista cercando di aiutarne le riforme, ma anche dal punto di vista più bottom up, lavoriamo molto su delle campagne di sensibilizzazione, per esempio con influencer, con atleti, con artisti locali, su questioni come per esempio l'importanza di conoscere le fonti prima di condividerle. Noi finanziamo dei corsi, dei workshop nelle scuole, ma anche verso con adulti più sono persone più grandi, per appunto l'alfabetizzazione media. Noi ci appoggiamo su, cooperiamo con giornalisti, con fact-checker, con accademici, ma anche con persone molto influenti locali. Per esempio nell'immagine di destra potete vedere appunto un'immagine di un workshop che abbiamo organizzato a Sarajevo con i Dubbiosa Collective. I Dubbiosa Collective sono un gruppo rock conosciutissimo, popolarissimo nella regione, appunto loro sono stati coinvolti in questi workshop. Poi in basso c'è una foto di un selfie di un gruppo. Questo è un gruppo di giornalisti e fact checkers della Macedonia del Nord, gruppo misto appunto di metà giornalisti e metà sia fact checker ma anche rappresentanti della società civile, molto impegnati nella libertà di informazione. E noi appunto finanziamo questi viaggi verso, questo fu a Lubiana, in Slovenia, durante la presidenza slovena l'anno scorso, ma insomma abbiamo portato altri gruppi a Bruxelles, e continueremo insomma negli anni a venire appunto nel organizzare questi study visits per conoscere meglio appunto qual è la questione della disinformazione e come contrastarla. In ultimo, quello schema che vedete in basso è un'immagine presa da uno studio che abbiamo finanziato sulla disinformazione appunto di noi in Nord Macedonia. Noi finanziamo spesso degli studi che hanno sono studi indipendenti e hanno come obiettivo quello di aumentare la sensibilizzazione, cioè creare awareness della società sulla questione della disinformazione. In questo studio è stato particolarmente importante perché è stato pubblicato molto di recente, a dicembre scorso, e dimostra come siti anonimi o account Facebook appunto anonimi erano collegati e propagavano appunto dei messaggi uguali, appunto propagavano la disinformazione. Quindi questi risultati di questa analisi sono stati utilizzati da giornalisti indipendenti locali, per riconoscere e spiegare cos'era la disinformazione russa proprio prima dell'attacco dell'aprile scorso nell'Ucraina. Un altro evento su cui lavoriamo molto è una conferenza annuale sull'alfabetizzazione mediatica, sulla media literacy. È una conferenza regionale, riunisce fact checkers, giornalisti, esperti, autorità dei sei paesi dei Balcani e anche collega con esperti dell'Unione Europea. L'anno scorso è stato particolarmente interessante perché era un periodo di grandissima tensione tra Kosovo e Serbia, e al di fuori di questa conferenza, perché nella conferenza giornalisti importantissimi, che qui vedete, di Kosovo e Serbia, sono confrontati su temi reali, quindi su temi della sostenibilità dei media, sul controllo delle fonti, eccetera. Quindi mentre fuori, cioè online, c'è un odio, propaganda mediatica fortissima, dentro in questa conferenza, poi vista da migliaia di persone, invece si parlava di questioni reali della vita di tutti i giorni dei cittadini, quindi lontani da una propaganda. Per me è molto importante parlare di libertà di informazione. Dopo di me ci sarà una giornalista che parlerà di questo, perché è un punto fondamentale appunto nella lotta alla disinformazione. Cioè noi quando lavoriamo con la società, da un lato vogliamo aumentare l'educazione, quindi lavorare sui cittadini per avere cittadini più informati, più capaci di riconoscere la disinformazione, ma dall'altro dobbiamo anche lavorare sul pluralismo dei media indipendenti, che possono insomma sopravvivere in questo possono vivere e prosperare in questo periodo così complicato anche per i media in Europa, ma anche altrove, come nell'Unione Europea, ma anche altrove, come per esempio nei Balcani. E a riguardo abbiamo organizzato, questo è alcune copertura mediatica dell'evento che è stato ripreso da media di tutta la regione, anche da ANSA, qui c'è un titolo in italiano sulla disinformazione che minaccia le democrazie. E quindi quando parlavo dell'importanza dei media, noi lavoriamo molto anche sull'integrità dei media. Per esempio un progetto che abbiamo
sviluppato di recente, 2 mesi fa, in occasione del 30° anniversario dell'inizio della guerra in Bosnia Erzegovina, abbiamo portato a Sarajevo dei giornalisti di tutti e 6 paesi, inclusi della Serbia, dei giornalisti giovani, per appunto dei workshop su come l'integrità dei media, e li abbiamo collegati in un evento con i mostri sacri del giornalismo mondiale, tra cui Christiana Amanpour della CNN, che si è collegata da Kiev, perché lei era corrispondente appunto di guerra durante la guerra in Jugoslavia, e attualmente si trova a Kiev e si è collegata a Kiev per condividere la sua esperienza da giornalista al tempo e oggi, e ha passato dei messaggi molto forti. C'è il video, ve lo lascio perché non c'è il tempo, ma è un videomessaggio bellissimo, in cui lei fondamentalmente dice che quando era corrispondente a Sarajevo, ha imparato per la prima volta cosa significa essere obiettivi, che l'obiettività non è essere neutrali, se significa creare una falsa morale di equivalenza fattuale o trattare le vittime come aggressori, ha imparato ad essere sincera, onesta e non neutrale. Quindi un messaggio molto importante sull'integrità nei media, che è la cosa più forte per sconfiggere la disinformazione. E per concludere con qualcosa di un attimo di più leggero, più positivo, volevo parlarvi di una campagna che appunto noi organizziamo ogni anno, si chiama Europei che fanno la differenza, in cui ogni anno lavoriamo e identifichiamo 6 personalità straordinarie dei Balcani e raccontiamo le loro storie per mostrare appunto, per sfatare un po' gli stereotipi nell'Unione Europea che si hanno sui Balcani, per far vedere invece delle personalità straordinarie. E vorrei farvi vedere un video, chiedere alla regia di aiutarmi su questo, un video che abbiamo insomma sviluppato con Tiana Cvjetičanin, che è una fact checker che lavora in Bosnia Erzegovina e che spiega a mio avviso perfettamente le questioni che ho appena trattato. Adesso chiedo alla regia di per piacere, sì, stop, faccio lo stop sharing, ecco, e se possiamo vedere il video per concludere. Disinformation is really dangerous, and it helped taking away people's lives during the war. When the pandemic broke out, it once again started endangering people's lives. My name is Tiana Cvjetičanin. My work is called Fact Checking. We saw this huge viral outbreak of complete nonsense about what was happening to all of us, and people were believing it in such large numbers that we quickly built this network with regional fact checkers and started helping each other to debunk false information. I came to Sarajevo as a part of something that was called the Peace Caravan. It was a group of peace activists from all of the former Yugoslavian countries who traveled together to restore real peace. Here in the Balkans, we have seen firsthand what disinformation can do, how it can be used as a weapon, how it can be used to steer animosities between ethnic groups. It's a tool of war. This is a global issue that requires global solutions. So global actors, such as predominantly tech companies, have a huge role to play in that. They create this product that is great for a lot of people, but with this product, they also create a lot of pollution that poisons your mind. So we're really trying to raise the level of media literacy. You as a user have not just the responsibility, but you also have a great power. That is your like, that is your share, that is your comment and your click. In fight against disinformation, if you're a part of a bigger union, like the European Union, you are a more important actor, and a lot of good things can be done with that leverage that you have. Sì, grazie mille. Così vorrei concludere. Chiudo il mio intervento. Grazie dell'attenzione. Grazie mille al CEO, molto interessante, molto efficace, e soprattutto grazie per aver messo in evidenza come in realtà quella che sembra uno scambio di opinioni spontaneo ha in realtà dietro un'industria vera e propria, per cui sono impiegati attori, ma non solo, magari questo potrebbe essere il tema per un prossimo webinar. Si possono comprare follower, si possono comprare like, si possono comprare server, per cui creare, diciamo, un'opinione diffusa, condivisa in realtà da persone inesistenti è facilissimo, ed è altrettanto facile poi farla nostra. Quindi effettivamente è essenziale informarsi e formarsi per riuscire a districarsi in mezzo a questo mare magnum di informazioni che comunque ci sommerge tutti, al di là della buona volontà.
Il prossimo intervento si collega perfettamente a quelli, diciamo, precedenti, perché chiamerei la dottoressa Berretta, che è appunto una giornalista professionista che ha lavorato per il secolo XIX, attualmente è freelance ed è responsabile della formazione per l'Ordine dei giornalisti della Liguria, perché si occupa proprio di progetti di formazione internazionali per i giornalisti. Io immagino che i giornalisti si trovino ancora di più sotto la morsa di quanto ci troviamo noi, diciamo, comuni cittadini. Perché? Perché sono costretti, immagino, a rincorrere una velocità di informazioni incredibile, sempre più accelerata, perché si trovano a competere, tra virgolette ovviamente, con portali che forniscono informazioni fasulle, nel senso che non sono raccolte da operatori dell'informazione, ma che sono raccolti da algoritmi e che quindi possono diventare anche veicolo, chiaramente, di disinformazione o di fake news, e che si trovano a competere anche con noi, perché appunto ritorniamo al discorso iniziale: internet consente a tutti di postare, di condividere. E un caso che mi viene in mente, sempre relativo alla pandemia, perché è quello che ci ha toccato più da vicino, io ricordo, non so se anche voi, dei concittadini che si sono messi a inseguire le ambulanze vuote per dimostrare che il Covid in realtà non esisteva. Quindi quello in teoria è un fatto, punto interrogativo, postato, condiviso, e diventa da un'opinione un'informazione. Quindi è importante, ancor prima, diciamo, di formarci noi, mettere in grado anche i giornalisti, chiaramente, di riconoscere quelle che sono le fake news. Immagino che questa dell'ambulanza fosse facilmente riconoscibile, e dare loro gli strumenti per riuscire a muoversi il più velocemente possibile. E quindi chiederei alla dottoressa Berretta di attivare la telecamera. Sì, io l'ho già attivata, mi sentite, okay, mi vedete? Adesso okay, sì, no, okay. Perfetto, allora buongiorno a tutti. La parola, grazie. Sì, grazie intanto per l'invito e per l'organizzazione di questo webinar, che finora è stato molto interessante. Adesso non so se manterrò il livello, diciamo, con il mio intervento. Comunque, stavo cercando di condividere le slide. Un secondo che... Eccoci, dovrebbe essere in onda? Cioè in onda, vabbè. Sì, sì, si vede. Si vedono, ok. Sì. Allora, il nostro progetto dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, di cui devo parlare oggi, si chiama Stop Fake News. È un progetto finanziato con il programma Erasmus. E in realtà è un progetto che si chiama Stop Fake News, ma anche un sottotitolo che è Come riconoscere le notizie vere da quelle false. È stato sviluppato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria e prevede 7 giorni di formazione in Finlandia in lingua inglese per 33 giornalisti iscritti all'Ordine Ligure. È stato presentato questo progetto nel 2020 a febbraio, con un perfetto tempismo rispetto allo scoppio della pandemia, e quindi è stato molto condizionato poi effettivamente dalla pandemia. Abbiamo chiesto, insomma, una proroga. Si concluderà con il completamento del gruppo per la formazione questo settembre 2022. Alcuni giornalisti l'hanno già effettuata, altri la effettueranno. Gli obiettivi sono 3 sostanzialmente, quindi studiare il sistema finlandese di contrasto alle fake news, trasferirne poi i contenuti nei corsi di aggiornamento ordinario che l'Ordine organizza per i giornalisti liguri, ma con gli eventi online anche disponibili per giornalisti di tutta Italia, e poi svolgere l'alfabetizzazione mediatica del pubblico in Liguria, costituendo una rete con altri soggetti. Perché ci siamo occupati delle fake news? Mi sembra che sia stato abbastanza chiarito anche dai relatori precedenti.
Come hanno detto appunto i relatori che mi hanno preceduto, la lotta alla disinformazione è una priorità dell'Unione Europea, ma è anche una tematica molto importante, un problema che è sempre più sentito, specie appunto poi con lo scoppio della pandemia, ma anche con il fatto che siamo bombardati ogni giorno dalle notizie che ci arrivano sul cellulare e da internet. E quindi abbiamo deciso di concentrarci come primo progetto sulle fake news, perché è una tematica trasversale a tutta la categoria dei giornalisti. Giornalisti svolgono in realtà lavori un po' diversi tra di loro, nel senso che chi scrive per la carta stampata spesso svolge effettivamente un lavoro tecnicamente un po' diverso da chi lavora in televisione, ad esempio, però la necessità di avere fonti verificate e attendibili è un'esigenza che riguarda tutti quanti. E, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, l'Unione Europea da tempo si occupa della disinformazione, della lotta alla disinformazione. C'è stato questo piano di azione che poi è stato seguito da altre attività anche molto concrete che produrranno nei prossimi anni anche degli obblighi legislativi. Il piano di azione contro la disinformazione del 2018 dal nostro punto di vista ha un elemento molto interessante, che è quello che coinvolge l'intera società, cioè la lotta alla disinformazione non è una priorità che deve riguardare solo la scuola o i giornalisti, ma riguarda l'intera società. Quindi questo piano prevede che azioni vengano messe in atto dalle autorità, dai giornalisti, dalle piattaforme online, ma anche dalla società civile, dai cittadini e dalle associazioni. Perché siamo andati a studiare il modello finlandese? Perché la Finlandia è un modello particolarmente virtuoso. Io qui ho messo la graduatoria stilata ogni anno, che si chiama Media Literacy Index, dell'Open Society Institute di Sofia, che mette a confronto attraverso vari indicatori la libertà di stampa, comunque la capacità di contrastare appunto la diffusione delle fake news in 35 paesi europei. Ma la Finlandia è prima anche nelle classifiche stilate da altri istituti. La cartina fa vedere bene come si collocano i vari paesi, quelli blu scuro sono i paesi più virtuosi e via via si va verso il rosso scuro dei Balcani. L'Italia si piazza circa metà classifica al posto 21, ma la Finlandia appunto è il primo paese. Allora noi siamo andati a studiare cosa fanno, perché sono diventati così bravi. E ci siamo resi conto, noi siamo partiti pensando di avere un decalogo, cioè di tornare con delle regole scritte che potevamo trasferire facilmente nelle nostre iniziative poi di restituzione al territorio, delle regole che seguendole diciamo avremmo trovato il modo per contrastare le fake news. In realtà ci siamo trovati davanti a un modello e a un sistema molto composito, che poi noi abbiamo sintetizzato in questa frase: un sistema paese contro la disinformazione. Perché effettivamente loro si sono posti il problema della lotta alle fake news 20 anni fa, quindi nel 2001, con la diffusione di internet e dei social media. Si sono posti il problema che appunto dalla diffusione di internet poteva anche arrivare un'emergenza per la diffusione delle fake news. Poi loro hanno ovviamente il problema supplementare di avere la Russia come vicino di casa ingombrante, hanno un confine di oltre 1300 chilometri che abbiamo visto nelle settimane scorse li rende particolarmente vulnerabili anche a attacchi fisici, ma hanno anche una presenza all'interno della società di una minoranza russa e sono un bersaglio diciamo privilegiato, se così si può dire, per la disinformazione che proviene dalla Russia. E quindi hanno diciamo
individuato questa esigenza. Qui noi in questo progetto siamo andati in Finlandia e abbiamo visitato, abbiamo fatto incontri e attività con una ventina di partner locali, tra cui questo istituto CAVI, che è un'agenzia governativa che si occupa di comunicazione e di informazione. Abbiamo poi tradotto questa slide che ci hanno fornito, ce l'hanno fornita in inglese, noi l'abbiamo tradotta in italiano proprio per essere utilizzata nei nostri incontri sul territorio, partendo dal fatto che la nostra è una vita mediata a livello personale, professionale, pubblica, proprio per il fatto che utilizziamo internet e i vari device in maniera massiva. E dobbiamo arrivare comunque al risultato di avere una vita tranquilla, quello che loro avevano definito una vita tranquilla, cioè pace, democrazia e l'economia che funziona. E come si fa a conciliare queste due cose? Loro hanno individuato l'esigenza di avere un'educazione ai media per tutti e un'alfabetizzazione mediatica molto diffusa. Quindi hanno messo in atto quello che noi abbiamo definito uno sforzo collettivo. No, poi io ho, abbiamo prodotto questa slide che mette insieme tutti i pezzi della nostra formazione. E, c'è in Finlandia quindi questo sistema che, come vedete, è molto composito, che parte da un piano strategico generale fatto dal governo e che viene declinato anche dai vari ministeri per per la loro competenza specifica. Per esempio il Ministero della Giustizia si occupa della cybersicurezza, il Ministero della Cultura, come c'è scritto qua, ha fatto una strategia di educazione ai media che si ripercuote sul le attività che vengono fatte a scuola di alfabetizzazione mediatica, dove è una materia dove viene insegnata l'alfabetizzazione mediatica in tutte le materie, a partire dalla scuola dell'infanzia, ma anche ai docenti, si fa formazione obbligatoria sui docenti. L'università, che fa corsi di fact-checking per gli studenti di giornalismo. Le istituzioni culturali, per esempio le biblioteche, se avete occasione andatevi a vedere che cos'è la biblioteca di Helsinki, la Audi Library, perché è veramente un luogo di cultura come non si potrebbe sognare di meglio. E poi varie agenzie governative, ovviamente i giornalisti che pongono massima attenzione alla deontologia e associazioni del terzo settore che si concentrano sull'alfabetizzazione soprattutto del pubblico adulto, perché avendo fatto tutta questa attività nelle scuole fin da 20 anni fa, loro si trovano ad avere una generazione giovane, dei ventenni fino a 25 anni di adesso, che è molto formata all'alfabetizzazione mediatica, ma una generazione invece precedente, quella degli adulti, che invece rappresenta ancora una criticità. Tutte queste azioni si ripercuotono sul cittadino, il quale però non viene percepito come un soggetto passivo, ma deve collaborare attivamente all'accrescimento delle sue competenze in alfabetizzazione mediatica, perché è nel suo interesse, nell'interesse della società, nell'interesse di una democrazia che funziona. Noi abbiamo incontrato, vari soggetti, tra cui il responsabile della comunicazione del primo ministro, che ci ha fornito questa interpretazione, questo quadro dell'alfabetizzazione mediatica in Finlandia. E questa slide non starò a leggerla tutta, insomma in inglese, però ho sottolineato che l'attività di alfabetizzazione mediatica in Finlandia è fortemente finanziata dallo Stato, e questa è ovviamente una differenza rispetto all'Italia. Un'altra slide si concentrava sul sistema dell'educazione, che viene definito uno dei migliori del mondo, e anche qui mi sono soffermata su una delle differenze principali, cioè che in Finlandia tutti gli studi universitari sono completamente gratuiti. Abbiamo incontrato anche la consulente per il Ministero dell'Educazione e della Cultura della Finlandia, che ci ha dato alcune indicazioni sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica nelle scuole, e da qui si vede che l'alfabetizzazione mediatica deve fornire competenze civiche, nel senso di educazione civica, ad ogni cittadino, da quando sono bambini a poi quando invece crescono e diventano anziani. Loro mettono in atto tutta una serie di attività
molto diffuse sul territorio che raggiungono tante persone. Loro bisogna tenere presente che sono più o meno 5 milioni e mezzo come popolazione globale, quindi è chiaro che hanno diciamo vita più facile rispetto a una nazione, a nazioni più popolose. Comunque, per esempio, una delle attività più diffuse, che più di successo, è questa Media Literacy Week, che è la settimana dell'alfabetizzazione mediatica fatta dall'Istituto Cavi, che è quello che citavo prima, e che questo è il sito internet dove ci sono poi materiali in inglese disponibili per gli insegnanti, ma anche per i genitori, per fare attività con i propri figli, divisi per questi materiali sono divisi per diciamo età dei ragazzi con cui fare queste attività. E è una settimana in cui vengono organizzate iniziative sia nelle scuole che da parte di associazioni, appunto biblioteche, centri culturali, per sviluppare le abilità di alfabetizzazione mediatica, soprattutto bambini, in un pubblico di bambini e giovani, ma anche nel pubblico adulto. Un'altra attività molto interessante che siamo andati a vedere è quella sviluppata dalla TV di Stato, Yle TV, è la nostra RAI, diciamo. Loro, anche sul sito internet, c'è una sezione dedicata all'apprendimento che è molto interessante, è tutto in inglese, quindi veramente non è vero. Una parte in inglese, un'altra in finlandese, ma si può facilmente tradurre con Google Traduttore. È molto interessante se volete andarvela a vedere. Loro praticamente fanno delle iniziative con le scuole, mettono a disposizione un team di esperti che poi interagisce anche con gli insegnanti che fanno da tutor, e mettono a disposizione anche i loro canali, quindi hanno un TG autoprodotto dai ragazzi, hanno sviluppato alcune app, di cui questa Troll Factory è stata pluripremiata. È un'app che fa capire ai ragazzi come funziona il meccanismo di diffusione delle fake news, e poi hanno un sito dedicato dove ci sono anche appunto dei materiali didattici. C'è questa app, altra app, che trasforma le notizie in materiali che possono essere utilizzati in classe, e ci sono delle notizie che vengono appunto prodotte dai ragazzi. Anche i canali social sono gestiti direttamente dai ragazzi, quindi sono molto seguiti, parlano con un linguaggio molto vicino agli adolescenti. Un'altra attività che ci hanno segnalato e che è interessante, può essere interessante anche per l'Italia, è questa di Mediapoli, che è una specie di protezione civile dell'Italia, cioè della Finlandia, che durante il coronavirus ha fatto questa campagna per il buon influencer, diciamo. Hanno reclutato alcuni tra gli influencer più seguiti della Finlandia e hanno messo insieme un manuale con 10 regole del buon influencer, quindi che cosa fare per diffondere informazione corretta, in particolare sul coronavirus, ma è chiaro che sono regole che si possono seguire sempre. Noi nel nostro piccolo invece abbiamo poi trasferito appunto i contenuti di quello che abbiamo imparato in Finlandia sul territorio, come da obiettivo di progetto, e abbiamo svolto alcune iniziative nelle scuole. Queste sono due foto, diciamo, di alcune iniziative che abbiamo fatto, un po' condizionate appunto dal coronavirus. Vedete le mascherine, vedete gli spazi molto ampi. Comunque siamo stati in grado finora di raggiungere più di 1100 persone tra studenti e insegnanti in circa una cinquantina di incontri. Ovviamente altri incontri verranno organizzati al prossimo anno scolastico, quando anche il secondo gruppo di giornalisti tornerà dalla Finlandia. Abbiamo anche questi incontri si riferiscono a degli incontri che abbiamo fatto a scuola. Queste fotografie si riferiscono agli incontri che abbiamo fatto a scuola. Abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per una lotta comune alle fake news. Altre iniziative sul territorio sono i corsi appunto per i giornalisti che non sono potuti partire, che sono in corso di svolgimento proprio in questi giorni. Mi pare la prossima settimana ce ne sia uno nella provincia di Imperia.
Concludo dicendo due parole su il progetto dal punto di vista tecnico, l'opportunità europea del programma Erasmus, che mette a disposizione fondi per la formazione di persone di tutte le età. Il nostro progetto Stop Fake News è stato finanziato nel 2020, dopodiché, visto il grande successo e anche il fatto che non siamo riusciti a evadere tutte le richieste, perché i posti disponibili erano limitati, abbiamo presentato la richiesta per un accreditamento permanente, presentando una strategia di internazionalizzazione della formazione e con obiettivi di lungo periodo. Questo accreditamento ci è stato riconosciuto e quindi noi fino al 2027 avremo, come ordine dei giornalisti liguri, avremo la possibilità di formare all'estero circa 30 dei nostri iscritti ogni anno. È proprio notizia di questa settimana, il 6 di giugno sono uscite le graduatorie di assegnazione dei fondi e anche per il 2023 avremo fondi per finanziare le formazioni all'estero. L'obiettivo di lungo periodo che abbiamo individuato è quello di promuovere l'internazionalizzazione dei curricula dei nostri iscritti e lo facciamo organizzando le informazioni all'estero, quindi facendo loro acquisire direttamente le competenze sia professionali che anche di soft skills, perché le nostre sono formazioni di gruppo, quindi ci sono tutta una serie di competenze personali che si possono acquisire. Anche in termini di conoscenza, diciamo, tra giornalisti che in realtà non si conoscono, di province diverse, vivono e lavorano per conto loro, e poi trasferire ovviamente i contenuti delle formazioni nei corsi di aggiornamento professionale ordinario e quindi internazionalizzare in qualche modo anche i curricula dei giornalisti che non sono potuti partire. Come dicevo, ulteriori obiettivi sono favorire la conoscenza tra i colleghi in Liguria e anche aumentare la rete, allargare la rete di collaborazioni sul territorio. Queste sono le formazioni previste per i giornalisti liguri nel 2022. Abbiamo già fatto un corso di fact-checking in Finlandia a maggio. Stiamo per partire per una formazione a Bruxelles con un approfondimento delle istituzioni UE, in cui incontreremo anche alcune delle persone che sono state nominate dai relatori e dagli organizzatori di questo seminario, appunto, che nella parte introduttiva. E poi ci sarà la conclusione del progetto Stop Fake News a settembre. Questi sono i recapiti miei e dell'Ordine dei giornalisti. Abbiamo aperto una mail dedicata ai progetti Erasmus e quindi grazie per l'attenzione e buon Erasmus a tutti. Grazie mille per la presentazione. È importantissimo formarsi, anche perché, tornando diciamo all'inizio del nostro webinar, per essere in grado di prendere ciò che c'è buono, comunque di buono, dalla rete e dai social network, non dimentichiamoci che in caso di regimi il ruolo dei social network e di internet è fondamentale per scalfire e per denunciare il muro, diciamo, messo dai regimi. Io passerei a questo punto la parola al professor Pasquinucci, docente di storia delle relazioni internazionali dell'Università di Siena, cattedra Jean Monnet in storia dell'integrazione europea e tra l'altro organizzatore di queste lezioni d'Europa, per una nota di sintesi su quanto ci siamo detti fino adesso. Bene, grazie. La nota di sintesi sarà sintetica, perché siamo, mi sembra, un po' in ritardo, ma devo dire che i tre interventi che si sono succeduti sono stati di grandissimo interesse. E ringrazio sinceramente la dottoressa Cavalli, il dottor Smerilli e la dottoressa Berretta, perché mi sembra che abbiano offerto tre interventi che, presi singolarmente, sono stati di grande stimolo e direi esaustivi per il tempo evidentemente che avevano a disposizione. Ma la mia impressione è che siano stati anche tre interventi coerenti, che hanno dato quindi un quadro generale veramente molto molto interessante. Tanto dal punto di vista concettuale, direi che è stata molto importante, tra le altre cose, la distinzione tra misinformazione e disinformazione. E devo dire che ho molto apprezzato il passaggio in cui si è lasciato intendere che il modo in cui si reagisce alla misinformazione, il modo in cui si reagisce alla disinformazione, fa la differenza evidentemente tra una società ordinata in modo democratico e una società ordinata in modo illiberale.
E questo è qualcosa che credo si debba, di cui si debba tener conto quando ci si chiede quale sia il confine che deve essere rispettato da società democratiche per agire contro la cattiva informazione. È stato un webinar molto interessante anche perché ha messo in luce l'imponenza dello sforzo, credo che si possa dire così, messo in campo dalla Unione Europea per reagire a quella che è una minaccia, è inutile negarlo, contro un appunto ordinato funzionamento delle nostre democrazie. Qui non si tratta evidentemente di mettere in discussione la libertà di espressione, questo non è assolutamente in discussione evidente, si tratta di reagire a tentativi di inquinare i sistemi democratici. È stato molto interessante, sono stati tutti e tre molto interessanti perché hanno messo in luce come l'azione contro le fake news non deve essere un'azione solo reattiva, non si deve rivolgere quindi soltanto a contrastare le fake news una volta che queste sono in circolo, quindi non è soltanto una reazione contro le fonti, contro coloro che mettono in circolazione le fake news, ma deve essere anche un'azione preventiva. Quindi un'azione che deve rivolgersi, indirizzarsi verso i cittadini. E consentitemi di dire, ho apprezzato molto i riferimenti che sono stati fatti dalla ultima relatrice in relazione a quanto viene fatto in Finlandia. Mi sono occupato anch'io un po' in maniera molto più superficiale rispetto alla relatrice di quanto viene fatto in Finlandia e quel paese è considerato appunto una sorta di pratica virtuosa, vengono messe in campo pratiche virtuose per contrastare appunto le fake news e questo viene fatto, come ha detto molto bene la dottoressa, impegnandosi sin dalle scuole elementari, per costruire cittadini che non siano ovviamente indottrinati, ma che abbiano spirito critico per poter distinguere ciò che è vero da ciò che è verosimile, ciò che è verosimile da ciò che è falso e così via. Io ho letto un'intervista che è stata pubblicata da un giornale britannico qualche tempo fa ad uno dei docenti che erano impegnati in questo progetto che è sostenuto, credo, dall'Unione Europea, nel quale, perché la relatrice giustamente ha fatto riferimento all'alfabetizzazione mediatica, ma lì non è, e lei lo sa benissimo, solo una questione di alfabetizzazione mediatica, ma è tutto un sistema educativo che mira a formare, a forgiare i cittadini che abbiano appunto spirito critico con il quale poi evidentemente scelgono liberamente le opzioni politiche, culturali, sociali e così via che preferiscono. E questo docente di una scuola elementare ricordava, e secondo me è una cosa che dovremmo ricordarci tutti noi, dovrebbero ricordarsi anche coloro che insegnano nelle nostre scuole elementari, e ci sono moltissimi insegnanti validissimi, ricordava ad esempio, e può essere una cosa che può apparire laterale rispetto a quanto è stato detto finora, il valore che hanno le fiabe e le favole per formare lo spirito critico dei bambini. Questo docente finlandese faceva riferimento alla volpe astuta che inganna sempre gli altri animali con le sue parole furbe. Questo era, diciamo, il riferimento che faceva. E diceva che questa volpe astuta che inganna sempre gli altri animali con le parole furbe non è forse, si chiedeva retoricamente, una metafora per un certo tipo di opinion maker, per un certo tipo di politico, per un certo tipo di giornalista, sottolineo per un certo tipo, perché chiaramente quello che si vuole fare non è instillare nei bambini il cinismo, ovvero tutti dicono bugie, ma instillare nei bambini appunto lo spirito critico. E questa frase di questo insegnante di scuola elementare mi ha fatto venire in mente una cosa che diceva, e che ho letto invece tanto tempo fa, un grande pedagogista italiano e anche un intellettuale, vorrei dire, che tutti conoscerete, Gianni Rodari, il quale Rodari pensava che attraverso le fiabe si esercita la fantasia. E la fantasia è essenziale nei bambini e poi negli adulti, formati evidentemente per interpretare la realtà. Perché ci vuole immaginazione per arrivare a dominare le cose. Ecco, io credo che il caso finlandese sia un esempio straordinario, di straordinaria importanza, al quale dovremmo fare riferimento,
non soltanto per imparare da loro, diciamo, gli strumenti innovativi che sono stati usati, ma anche per riprendere il filo di alcune buone pratiche che sono tradizionali della nostra cultura e direi anche del modo in cui cresciamo, o forse non vorrei dire crescevamo, i nostri bambini, per forgiare in loro lo spirito critico e fare di loro dei buoni cittadini. Chiudo dicendo che le statistiche che sono state citate, quelle della Open Society Institute, mostrano non soltanto gli elevati livelli di alfabetizzazione in Finlandia e l'attenzione mostrata nei confronti delle fake news, ma mostrano anche che la Finlandia è tra i 35, se non ricordo male, paesi presi in considerazione, quella insieme alla Svezia in cui c'è maggiore libertà di stampa. E questo ci fa capire bene che la lotta alle fake news non è la lotta per limitare le libertà di stampa, di espressione o altre libertà civili e politiche, ma è la lotta che viene condotta in modo particolarmente efficace da un paese che ha tutte le credenziali per essere considerato una democrazia solida e ben funzionante, per evitare appunto che la democrazia venga inquinata dalle fake news, dalla cattiva informazione e da questo ventaglio di strumenti che, come si è capito molto bene da tutti gli interventi, oggi ci minaccia. Vi ringrazio e credo che adesso ci sia spazio per le domande che saranno gestite dalla dottoressa Flick. Allora, purtroppo mi dicono dalla regia che il nostro tempo è tristemente finito, però se lo avessi saputo non avrei tolto il tempo. No, no, però abbiamo segnato le domande e magari lanciamo come ipotesi di fare un evento successivo, chissà quest'anno o l'anno prossimo, perché abbiamo segnato comunque tutte le domande che potrebbero costituire e costituiranno la base di un eventuale altro evento. Io ringrazio tutti. Sì, Alessandra, oppure proveremo anche a veicolarle ai nostri relatori e quindi magari proveremo a rendere disponibile delle risposte, magari vediamo se fare una FAQ e renderla disponibile sulla pagina di Eventi Pia. Insomma, non lasceremo in evase le domande, cercheremo di dare un riscontro. Se posso intromettermi, se le domande potessero essere inviate ai relatori, secondo me sarebbe un'ottima cosa. Assolutamente, cercheremo di farlo, anche perché questo webinar ha toccato un tema cruciale, l'interesse è enorme, quindi ci teniamo a dare un seguito e a fare anche un'azione di follow-up. Quindi abbiamo iniziato con questo primo incontro, ma non ci fermiamo qui assolutamente, cercheremo di dare un riscontro a tutte le numerose domande. Permettetemi di unirmi ai ringraziamenti fatti finora, un ringraziamento di cuore veramente sentitissimo a tutti i relatori, ai colleghi di tutti gli Europe Direct che sinergicamente si adoperano per la buona riuscita di questo ciclo di lezioni, un ringraziamento ad Alessandra Flick che oggi ha moderato l'intervento, a Ludovico Carino che è il nostro, diciamo, regista, sta dietro le quinte, ma insomma ci aiuta preziosamente all'ottimale realizzazione di queste attività. Un ringraziamento anche ai numerosi partecipanti e vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, non perdetelo perché si parlerà di opportunità di finanziamento nel periodo 21-27. Si parlerà dei fondi a gestione diretta, quindi dei programmi tematici, dei programmi comunitari, ma anche di fondi SIE e di fonti di informazione. Quindi assolutamente un appuntamento importantissimo e di grande interesse e utilità. Grazie a tutti i relatori, grazie ai partecipanti. Vi ricordiamo, come abbiamo già scritto in chat, che il webinar è stato registrato e che a breve, insomma nei prossimi giorni, probabilmente già da domani, troverete il link alla registrazione sulla pagina dedicata all'evento che abbiamo più volte inserito in chat, unitamente alle slide di tutti i relatori. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti, un buon proseguimento di giornata e ci vediamo giovedì prossimo per parlare di finanziamenti europei nel periodo 21-27. Grazie ancora a tutti i relatori, al professor Pasquinucci, a tutti i colleghi degli Europe Direct, al professor Montini, che è apparso in video, un saluto, il coordinatore scientifico dello Europe Direct di Siena, ma anche a Marta Ferrantelli dello Europe Direct Trapani-Sicilia del Consorzio Universitario di Trapani e ai colleghi anche dell'Università Roma 3, al professor Torino e al suo team. Grazie ancora e ci vediamo giovedì prossimo, vi aspettiamo numerosi. A presto. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.